La storia è sempre la stessa, triste, desolante, umanamente agghiacciante, ed è così da anni e rischia di essere così per sempre. Ancora lui, ancora il velodromo di Paternò che ribattezzammo a suo tempo l'entodromo per via dell'infinità dei lavori e che oggi è un mostro da abbattere, ricettacolo di spaccio e sito dove gli extracomunitari trovano rifugio, soprattutto in questo periodo dell'anno, assoldati quando va bene al caporalato delle arance per una manciata di euro al giorno. Questa mattina siamo tornati all'entodromo e le scene sono sempre impietose e raccontano la miseria umana. Qui viene gettato di tutto, c'è spazzatura ad ogni angolo, c'è degrado ad ogni metro quadro, escrementi ad ogni passo. Eppure qui c'è chi ci vive e l'emergenza allora diventa non solo igienica ma anche e soprattutto umana. In passato vi abbiamo narrato di intere famiglie che alla meno peggio hanno abitato qui. Incontriamo alcuni dei nordafricani che si trovano all'entodromo, non parlano e si mettono in guardia alla vista della telecamera. È anche comprensibile. Ti chiedi però come si possa vivere lì in mezzo. Ma chi ve lo fa fare a stare qua? Io non... Chi ve lo fa fare tutto sporco? Chi ve lo fa fare a stare qua? No, è un momento, non è sempre. Un momento, quanto lavoro cercare là di affittare. Sì. Ma quanto, voi per... quanto non c'è soldi, non puoi affittare. Quando non ci sono soldi, certo, non si può affittare. Ma voi quanto tempo state poi qua? Solo nel periodo questo sì, qui delle arance? Sì, sì. Mesi due. Un mese, due mesi. Un mese. Ormai la vita a noi si è rovinata. Per tornarmi al paese, come si c'è? Torna senza niente, come si fa? Quanto se ne vai a trovare, ma cosa si dice? Ah, ho capito. Come si dice? Come si torna? Se ne vai sporca cose da bere? Eh sì, ma se non c'è niente non sì, c'è. Sì, però. Niente. Basta che ce l'hai vestito pulito e si torna dentro a casa pulita. Non andare sporco come se dice loro sei scemo, non ce ne serve, non senti nessuno là. Quanto se ne vai là, se ne vai sporco o con la barba lunga o sporco, lo sai così dice loro là, la cervello non ce l'hai più. Dice loro là, mio paesano. Perché la paesano dice quanto la persona sei all'Italia, dice lui non vogliamo lavorare, ce l'hai soldi qua, non vogliamo lavorare la persona. Per questo noi cerchiamo, tutte le persone che ci sono qua cercano come se ne vai pulito, buco di soldi se no. Qua no, che uno qua, due mesi, tre mesi, non sa lavorare. Ecco, tutto è male, non lo, manca la persona a lavorare un mese. Ciao ragazzi, ciao. Qui all'esterno si accampano anche nomadi che poi tanto di passaggio non sono e anche loro approfittano di una struttura che avrebbe dovuto essere un fiore all'occhiello della città e che si è trasformato invece nel simbolo dello squallore, devastato dai vandali, umiliato dalla mala politica, un luogo che andrebbe abbattuto o più semplicemente sequestrato.